due che non scrivono, uno non deve pensare immediatamente, guarda, questi due bastardi, pedenti, schifosi, che sono fuori da... Perché tu non sai che cosa succede. Io vedo gente anche che comincia a scrivere di colpo e risponde alle cose. Perché anche il diritto a non sentirsi pronto va rispettato, no? Ti devo dire, la disattenzione io non l'ho mai notata, in quel senso di tanto. Ma la difficoltà, è la difficoltà dello smettere di essere spettatore, una difficoltà fortissima nel nostro mondo, anche perché la posizione dello spettatore estetica è comoda da certi punti di vista, no? Quando parli di principi di un'arte possibile in qualche maniera condivisa, con dei processi comunitari, insomma, che racconti delle cose difficili. Ecco, quel muro lì c'è, è fortissimo, no? Ma delle volte anche è il muro della vergogna di dire, e se per caso mi scrivi e mi chiedi di leggere, io con questa frase l'ho scritta brutta, che figura ci faccio? Sì, sì, sì. È come dire, ci sono muri culturali, ma c'è anche un grande muro. Io non amo i lavori fatti per delle comunità specifiche, ma perché ritengo che la trappola di oggi è quella che se tu sei medico, forse puoi allora ascoltare uno spettacolo sulla salute, poi se sei insegnante, sulle... E in questa maniera ci perdiamo la sensazione che sono pezzi dell'umano messi in comune, e la mancata messa in comune di questi pezzi dell'umano ci rende tutti più poveri, completamente diverso. E quando succede, questo è meraviglioso, una persona dice, ho visto questa roba qua, la voglio portare nella mia comunità, perché c'è un atto attivo. Cioè, come dire, non è una comunità decisa ideologicamente. Allora, di scuola possono parlare gli studenti e gli insegnanti, e si rimane nel ghetto. E la scuola rimane nel ghetto, in quella maniera. No? Anche come importanza, come problema, esatto, no? Di sport, di sportivi, eccetera, eccetera, roba qua, no? Molto diverso è, non so se la faremo completamente, invece del mio mondo, no? Quando poi innesti un processo di comunità attiva, non la pseudo comunità delle categorie, delle definizioni che entra dentro e spacca in due un atto artistico, perché io non è che poi faccio uno spettacolo per la scuola, se non so come dire, io realizzo un tema che per me è fondamentale, non sono professore, cioè l'artista nella vita, non ho figli, quindi proprio della serie, io no? Come dire? Però mi sembrava che ci fosse una grande verità da raccontare su questa storia qua, no? E non escludo che sia anche becchi un argomento apparentemente, cioè come dire, no? È come dire, no? È come fare rispettare i soggetti che vivono in strada per i vagoni. Ma è interessante questa roba qua, cioè o diventa universale in un momento, o scegliere una comunità in maniera ideologica, è uno dei rischi del teatro, tra virgolette, sociale. Questa è un'operazione teatrale fino in fondo, non so come dire, giocata su degli assi drammaturgici molto precisi, con una costruzione molto precisa, e si sente teatro, esattamente come un testo di uno scrittore, di un drammaturgo riconosciuto, o di un gruppo di autori. Si sente teatro. Non è un problema di facilità la comunicazione, questo fatto che tu parli di te. È un problema che io trovo drammaturgico e narrativo. C'è lo scatto della terza persona oggi. C'è lo scatto della terza persona in narrativa, eccetera, no? Perché le cose esplodono con più forza, vedi Saviano in primo luogo, no? Sono narrazioni che in qualche maniera rinunciano alla terza persona, o Edoardo Nesi che vince sulla strega con Storia della mia gente, che comincia dicendo mi chiamo Edoardo Nesi, ho 46 anni, avevo un'azienda, l'ho chiusa 6 anni fa, ho cominciato a fare lo scrittore. Cioè, il problema è che in qualche maniera questa terza persona, questa descrizione del mondo dall'alto, comincia a mostrare alcuni buchi, anche perché si avvicina in qualche maniera, sembra, e non so perché stiamo arrivando un po' tutti in quel punto, che in realtà il protagonista di molte storie è comunque il narratore e non la materia narrata, che dietro è che questa funziona come garanzia di autenticità per il lettore. Io delle volte mi interrogo sullo scacco della terza persona, perché il teatro, per esempio, questo scacco ha favorito molto l'affermarsi di un genere di tipo narrativo a volte, delle volte, no? E ha messo in crisi invece una forma drammatica dove invece lo sguardo dall'esterno, mentre il personaggio A che parla col personaggio B, che poi col personaggio C crea una cosa, no? Allora probabilmente c'è anche, al di là di tutti i discorsi del tendere cose, c'è anche una riflessione sulla modalità della terza artistica oggi qua. Credo che sia interessante capirsi, o perlomeno interrogarsi del perché alle terze persone cominciamo a credere un poco di meno, perlomeno.
anche un'altra persona in crisi nera, l'io. Perché anche dell'io siamo stufi marci. È da 150 anni che è sempre io che parlo, non ne possiamo più. Allora, in crisi lei e in crisi di io, cos'è che rimane? Io voglio che rimanga la possibilità di parlare non di sé, ma con quello stesso tono affettivo che io aveva quando parlava di sé. Cioè di pronunciare il mondo affettuosamente, per dir così. Allora forse si possono evitare i due scacchi, quello dell'io egocentrico esibizionista e quello dell'io saputello che viene giù dall'alto e ti spiega le cose. Il mondo c'è, è quello lì che dobbiamo raccontare di solito, a scuola, a teatro, in letteratura. Però nessuno ha più voglia di sentirselo raccontare dal maestro che ti spiega tutto, ma neanche dall'invasato che ti dice come sta male, poverino.